Ti spiacerebbe spiegarmi che cosa stracazzo fai? Che cosa stracazzo vuoi? E perché non avvisi soprattutto prima di farlo e volerlo? Sorry, as I said, I didn't mean to do that. Cosa? I have no idea what just happened. The ritual isn't exactly harmless, but normally you shouldn't feel more than a weak tickle at most. Ah, quella era la roba per farmi passare la febbre? But, maybe this has something to do with the strangeness of your aura. I already said this, but it's so different. A quanto pare non è la prima volta che mi viene detto. It's hard to explain. Somehow complex and cold, maybe. Bene. But hey, I'm probably just out of practice. It worked, and that's what matters. Te lo do io l'allenamento adesso. Your fever will now settle down to an endurable level, and maybe even vanish if you're careful. And now, I suggest you return to Constantine. I will get the stones to safety in the meantime. Le pietre. You need anything else? If not, see you later. We're going to meet again. Sì. I can feel it. Ascolta, la prossima volta che ti chiedo un favore, non farlo. Non farlo. Mai. Mai più. Cosa, a cosa servono questi fermenti di pietre? Perché? Well, put simply, perché dovrebbe fregarmene qualcosa? But old Oranthiel will tell you more about it later. Figurati. Take care. Ci vediamo mai, possibilmente. Ciò che è emerso che la tua apprendista è una demente. Stiamo... com'era? Oddio. Via, sì, due cazzotti. Tre. Ci siamo sfogati? Sì? Bravo. Forza di stare con dei dementi. Questo è il risultato. Vai a fare in culo. Chiede la chiave. Qua ci si può andare? Pazzesco. Giustamente. Raga. Porca va. Via. Già che qua cala da schifo. Oh. Me l'ero perso. Ma come si scende da sto posto di merda? Che odio! No! Cosa sto sentendo già lì sotto a rompere il cazzo? Stiamo calmi. C'è l'accampamento nei pressi del lago di Ark, che dovrebbe essere quel... Allora, riattiviamo un attimino tutte cose qua. Perché? Sennò poi non ci capisco più niente, raga. Tu attiva tutto. Ecco, no. A parte la bacheca, la cacciatore d'Italia non mi interessa. Esatto, tanto è tutto ad Ark. Trovo un artefatto Pyrian dell'antica Dolesh. Allora, l'antica Dolesh non è di Stradash e quindi si può fottere. Però questa è di Stradash. Se ci risparmiamo un viaggio su Atreyu lì, che poi non si chiama, com'è che si chiamava? E soprattutto da dove cazzo sono arrivato? Eccoci qua. Si chiamava... A morire se me lo ricordo. Ma tra io ero bambino. Nel senso che se scendo di qua e non trovo più nessuno che cerca di scannarmi, esatto, in realtà dovrei andare
In realtà dovrei andare qua. Quindi salgo di lì, ignoro il primo incrocio e poi secondo incrocio a destra. E voglio andare a vedere. Sono curioso, sono curioso. Sono curioso di sto annuncio scam pazzesco. Vieni a passare una notte focosa. Voglio vedere chi è che tenta di scannarmi. Tanto voglio dire, per oggi abbiamo dato. Tra l'altro questo posto mi ricorda, è molto simile. Mi ricorda qualcosa. Pop-appa un po' di più, perché non bastava. Qua prima c'è un torre d'avvistamento sulla scogliera. Permesso? Mi sono servito di un porro. Mi sono permesso. Io sto ripetendo lo stesso errore di prima, perché io so che salgo qua e ci sarà uno che mi dice: al momento sbagliato! Al momento sbagliato! Ecco. Sì. Perfettamente previsto. Nei piedi te la tiro sta. Tranquillo, prendi il tuo tempo. Oh, Gino si è alzata, poi fai te. What? That's all you've got. No, volevo. Ero curioso di vedere quanto la tiravamo per le lunghe. Corazza pesante di cuoio? Penso sia la stessa che io. Precisamente. Allora. Prendile! Prendile! Nel caso non fosse abbastanza chiaro. Torri? No. No, no. Io ti fotto lo stufato. Stufato di cosa? Capiamo. Perché? Non specifica. Fagioli? Fagioli stufati, va bene. Fagioli va bene. Racconto di un viaggiatore sconosciuto, poi vediamo. C'è una maniera di leggere, o meglio, di prendere i libri senza leggerli. Sì. T'ha risposto qualunque cosa fosse quella roba là. Esatto, accampamento sul lago. Ora lì che adesso sto anche mezzo morendo. Se mi mangio un salatino. Sì, un po' recupera. E bevo un po' d'acqua magari. Cosa fai? Bevi. Perfetto. Sì. Io non so più se sento dei rumori a questo punto, se devo cagarmi in mano tutte le volte o dare per scontato. Siamo lì, siamo quasi arrivati. Tra l'altro per andare incontro a uno scannamento palese. Che bellino. Vista da fuori, Ark. Cos'è quel cerchio lì? C'è una mucca. Qui calano i frame per seconds. Pam pam. Non sto mica capendo. Eppure dritto lì, in quell'isoletta.
Perché qua vedo delle robe lì, a parte il granchio. Piano, 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 piano. Ok, ok. Piano. Là. Per favore non spaccate la minchia. Sono pacifico e vegetariano. Permesso. Verso il rifugio nella fossa? No, non mi sembra lui. Però sono... sono curioso. A parte i granchi in T-pose. Guarda che roba. Vergognoso. Allora. Ho capito, ho capito. Via gli stivali. Opla. Lì vedo del fumo. E quindi potrei essere vicino. Teniamoci pronti. Imbecille, ma io lo sapevo, sono mica Pichu. Che ti pensi? Fa? Ma per chi m'hai preso? Ma per chi m'hai preso? Te, Pichu, morto come un cane. Un altro? Brigante. Pensa a te. Tra l'altro mi sono reso conto che non è che poi questa va a 10 e più 9 alla salute che ho già. Pensa che il pezzo di Pichu. Mana. Ma pensa a te. Per chi mi hanno preso? Ah, scudo di pelle, non mi interessa. Corazza d'acciaio. Ma quella lì. No. Niente, fine lì. Un'avventura bestiale. Pazzesco. Ebbene sì. Allora, io direi che mi rimetto. Ho messo quelli giusti. A parte che potrei mettere, perché 7 8, metti lo schermidore pazzesco. Niente, un posto di granchi. Non solo dei granchi. Oppla! Boh, mi sono bagnato gli stivali. Porca vacca. Qua? Ah, attenzione. Attenzione. Ok. Ma questo qua come minimo sarà il nascondiglio pazzesco di quei briganti lì. Nascosto però. Io per sentire li sento. Però basta scaracchiare. Retire someday. Esatto. Va bene. Vai. Aia. Aia. Ebbene sì, prevedibile, scontato. Assolutamente. Però
finisce che mi prendo delle risorse. Cioè, basta! Basta. Non ne posso più. C'è sempre qualcosa che sbuca fuori nel momento sbagliato. Sempre. Buon mattino. Te, dov'è? Te. Gemma nell'anima. Mi ha ammazzati tutti, sì. Però c'è da riflettere. Nel senso che comunque, effettivamente, nel giro di... Che voglio dire? Eeeh, fai un po' più bordello? Pomodoro, sale, aglio e porro. Fai una zuppa vegana arcaica. Bene, cavolo. Boh, vabbè. Abbiamo fatto due zuppe nel pentolone dei briganti, che tra parentesi sarà sicuramente sterilizzato. Il grano da... Però dicevo, c'è sicuramente da rifletterci un attimo, perché nel giro di qualche giorno qua sono partite le tendenze omicide, bipolarità, la magia bestiale dalle mani, le... come si chiama quando prevedi le cose? Le previsioni. E Heartland. Qua si è distradotto tutto. Nuova località scoperta e non l'ho letta nemmeno. Dove sono finito? Rifugio della fossa. Praticamente, arrivati a questo punto, sono ancora abbastanza vicino al drago pazzesco. No. Ma io ci vado lo stesso a piedi, perché non ci voglio. Parte spendere 25 monete. E comunque sì, ma quindi la mucca era dei briganti. Praticamente. Ah, suppongo che possano anche star bene adesso. A parte che qua c'è della civiltà, ci sono delle case. Buongiorno. Fattoria di Gundraf, ok. Niente, i briganti, quindi abbiamo anche fatto un favore a levarli di mezzo. Ma detto questo, effettivamente è abbastanza bestiale. Facendo finta di non vedere quello che ho appena visto. Quella statua là? Facendo finta di non vedere quello che ho appena visto. Cioè, due linee di febbre. Uno diventa Hannibal the Cannibal. C'è qualcosa che non funziona. C'è indubbiamente qualcosa che non funziona. Che poi la cura rischi di farti saltare in aria. Guarda così. Yes? No. Nos. Uè! Vista, Lucia. Quindi? Licia, non Lucia. Hanno scannato il tizio. Quanto ci dai che faccio prima io? Hop, 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 hop. Allora. This is holy ground, Outlander. An outlander. What are you doing in this part of the city? Allora, ma qua non mi ricordo, era qui dentro, non mi ricordo niente. Chronicum, sì, mi pare proprio di sì. Ma no, spaccare pure te. Ma tutti che mi trattano male, ma non c'è un cristiano che si comporti come tale in sto posto.
qua. Yes, that just might work. Cos'era, uno starnuto? Saluta. Where is this supposed to be? Era qua. Buongiorno. Buonasera. Now if it isn't the prodigy. Il prodigio. Well? Quindi ho trovato Licia. Da quale parte di Nerim? No, allora, trovata la tua amichetta, mi ha fatto saltare in aria, come un petardo. Tendenzialmente la storia è questa. Yes, I know. She's already told me everything. Come? Good work, even though part of her report seemed to be a bit enthusiastic. Lascia perdere, but I'll leave the judgment to Aranthiel. He wants to talk to you anyway. Seems you've caught his interest. Chi è già questo? Il Gran Maestro. Dove posso trovarlo? Non ho la certezza di dovermi fare coinvolgere. Guarda. Non ne ho, oh, non yes? ce l'ho. Well then listen carefully. Lucy probably hasn't told you, but the ritual was as dangerous for her as it was for you. In other words, she and all of us have risked a lot for your healing. Also, esagerato. She seems to see something special in you. Heck knows why, but she does. Faccio so questo effetto alle donne. Have the decency to listen to what Aranthiel wants to tell you. He is in the Emporium of the Temple. Just tell the guard who you are, and they will let you in. Ah yes, before I forget, my dame Lucy has left a token of gratitude for you. It's your choice. Do you want a book, an old map, or a bag of pennies? Monete. 2 PA. Monete. Very well, now get a move on. I'm sure we'll talk again later. Poi non ho capito perché dovevo scegliere. T'ha lasciato le 3 scelte? Che è successo qua? Vecchio di merda. Va bene. E basta. Che incubo oggi. Dov'è che mi ha detto l'Emporium? Diamo sto Emporium. Diamo sto Emporium. Allora, da lì sono arrivato. Qua mi pare che erano le... dove dormono. Sanctum. Emporium, buongiorno. Guarda, stranamente la guardia mi ha manco chiesto un cazzo. Ah, forse le guardie... Ah, sì? Bello. We need to find out who sent the mercenaries. Aspetta, aspetta! Beh, è andata bene. Ha sbagliato tasto. Ma soprattutto, perché ora succede questo? Che cosa, cosa ho combinato? Oh! Questo non era il Gran Maestro. You have made this mistake before, Tilo. Back then in Kira. Natara, the mission will happen. I'm sorry. Buonasera. Quando vuoi. Non c'è fretta. So, you are the prodigy everyone is talking about. Interesting. Sì, ma niente di serio. I am Tiela Aranthiel, son of Lorius the First and Grandmaster of the Order. And I'm honored to meet you. What is your name? Mi chiamo Stanco e Stufo. Per gli amici Andy. Yes, and I will come straight to the point. Dai. You are here because I believe that you are special. Credi male. Humanity faces a threat that needs to be stopped. And to achieve this, you are indispensable. La pazzia pazzesca, sì. Follia rossa. Among other things, yes. Attenzione. I do not need to explain to you that the present situation on Veen is chaotic. The wars, the living dead, common people who are losing their minds, to name only the most obvious. What most people are not aware of is the connection between these events. You, however, have encountered it. Ah, sì. As have I.
Boh, a quanto pare, le visioni. Ma io in realtà di queste visioni non è che ci ho capito qualcosa. Fate voi. Nel senso, se tu ci trovi un nesso... I do. And I will explain everything to you. What it means, who we are, and what your part in all of this is. Come, follow me. Ci siamo capiti, il mio Maybe ruolo... you already know who I am. No. My entire life, I served the gods who ruled Vin. Until their death 2 years ago. Ah, allora è what è vero. What you probably do not know is that the one responsible for their death is my son, Narazul. Ma avevo Aranthia. Letto... Qua... Occhio! He hated... Occhio! Raga? Raga? E adesso?